Buongiorno Matteo. Come vedi, mi hai preparato un sacco di roba: bacinelle, secchi, asciugamani. In realtà dovete sapere che la preparazione del pane francese è abbastanza complessa, richiede un po' di tempo e non può essere fatta sul posto di pesca se non in condizioni di emergenza. Sì, io l'ho fatto. Di cosa abbiamo bisogno, Alessio? Abbiamo bisogno di una bacinella, di un paio di asciugamani, almeno due, del panno carta, del nastro carta. Questo non lo sapevo proprio, eh? Servirà per una piccola cosa. Allora, oggi vi facciamo vedere uno dei pani francesi migliori che c'è sul mercato. Purtroppo mi è capitato di comprarne di ammuffiti, troppo secchi, non conservati bene, e questo andrà a pregiudicare completamente la nostra pescata. Alessio, a te la parola, a te l'onore. Okay. Vai! Lo apro e vi faccio vedere come è fatto. È un pane di circa 175 grammi. Con questo pezzo di pane riusciamo a fare benissimo 6-7 ore di pesca con tante abboccate. Una volta scartato il pane, lo andiamo ad immergere completamente all'interno di una bacinella piena d'acqua. Sì. Quanto tempo deve stare a mollo il pane? Dipende dal tipo di cottura di pane. Di solito dai 20 minuti al massimo di mezz'ora. Perché il pane ora si deve impregnare d'acqua e deve piano piano cominciare ad ammorbidirsi, ma non dobbiamo forzare questo processo. Ci siamo, il pane è praticamente pronto, sono passati circa 20-25 minuti, abbiamo resistito alla tentazione di andarlo a toccare, perché se lo fate rischiate di andare a rovinare le fibre. Quindi solo schiacciamenti per capire se effettivamente il pane è pronto. Allora, una volta che il pane è completamente bagnato, io vado a strecciare il pane all'interno della bacinella e nell'acqua. È incredibile, perché questo è formato da tante trecce che sono quelle con cui la hanno, diciamo, impastata. Sostanzialmente. E il pane è stato strecciato, guarda, in delle fibre molto molto... Vediamo. Si vede bene che si divide in maniera netta, vedi? In due fibre. Ah, alla fine sono solamente due, sono due fibre che poi in fase di lavorazione del pane vengono intrecciate. Okay. Il passaggio successivo è dividerlo in due tronconi. Quindi lo vai proprio a spezzare. Sì. E a questo punto praticamente otteniamo quattro serpentoni, chiamiamoli così, okay. Quattro fibre. Allora, la prima cosa da fare è togliere l'acqua in eccesso, non strizzandolo, ma bensì schiacciandolo. Va bene, questa è una cosa molto importante. Vedi, Matteo, come si toglie tutta l'acqua in eccesso. E ripetiamo questa operazione per tutti e quattro, diciamo, le strisce di pane. La fase successiva è questa. Si prende ogni singolo filetto di pane, si arrotola, ecco perché servono due asciugamani, si arrotola in un altro asciugamano asciutto. E sì, come ti ho detto prima, Matteo, non si strizza, altrimenti si rovinano le fibre. Okay. Si schiaccia e si fa uscire quell'altra acqua che è rimasta. Allora, poi con l'ultimo asciugamano, con il secondo asciugamano, gli diamo un'ultima strizzata con quello asciutto per togliere, diciamo, veramente l'ultimo residuo d'acqua. Sono affascinato, ragazzi, perché guarda, Alessio è fantastico. Allora, innanzitutto facciamo vedere ai nostri amici il pane francese che caratteristica ha. È molto morbido, ok? Ma è già pronto? È già pronto. Questo bisogna soltanto sfibrarlo, guarda, ed esce come una striscia, guarda un po'. Questo è il vero pane francese. Vedete, è una strisciolina abbastanza elastica, la posso tirare, ora ho tirato troppo. Sì. In realtà, diciamo, resiste abbastanza al lamo. Guarda. Resiste al lamo, e questa resistenza fa sì che quando i pesci lo vanno a mangiare, non lo strappano. Non lo strappano. Quindi sono costretti ad ingoiare il boccone ed è lì che non li andiamo a prendere. Sì. Allora, io poi lo conservo in un panno carta, come abbiamo detto. Ogni striscia di pane la mettiamo qui. Se è troppo lunga possiamo anche rispezzarlo e fare... Guarda un po'. Io sono un po' meticoloso per queste cose. Sì, mi piace, al contrario di me, l'avete visto anche nei video di pesca identici. Allora, questo qua... Lo fai per tutto, diciamo? Sì, per una mezza pescata, diciamo, per 4-5 ore, secondo me questo già bastano, queste due strisce, perché veramente fai tanti inneschi. Una volta che è finito così, il nastro carta serve solo a fare questa cosa qua, per tenerlo fermo, perché... Vi dico un piccolo trucco: congelato e riscongelato il giorno dopo ha una elasticità ancora più forte rispetto a quello fatto qualche ora prima. E quindi è più efficace? È più efficace, sì.
Poi quando devo andare a pescare ne tiro fuori uno o due, a seconda di quanto tempo devo stare. Uno lo tengo nell'igloo e con questo ci pesco. L'amo corretto che mi ha insegnato Alessio ad utilizzare è un amo a gambo corto e pancia larga. Misura intorno alla 14, 15, 16. Perfetto, quindi dalla 16 alla 14. E ora Alessio facci un po' vedere come si fa l'innesco. Facciamo, togliamo un filetto di pane, lo arrotolo in modo che diventa ancora più consistente e viene cucito sul pane, sull'amo, scusate. Viene cucito sull'amo in questo modo. Viene cucito varie volte e questo è l'innesco perfetto. È un bocconcino vero e proprio. Sì. Compro il pane secco, quanto tempo lo posso tenere a casa? Lo puoi tenere anche alcuni mesi. L'importante è che quando lo acquistate non deve essere, diciamo, oleoso all'esterno, perché significa che è un po' vecchiotto, ecco. Ok, ed è quello che purtroppo è successo a me nel video che voi avete visto. Alessio, ti ringrazio, ora questo io me lo rubo, certo, e vado a fare una bella pescata. Grazie mille. Grazie a te.